Parte oggi il quadrangolare organizzato dalla Elen di Abruzzo. L'evento, presentato ieri presso Palazzo Fibbioni all'Aquila, vedrà affrontarsi le rappresentative al femminile dell'Abruzzo, delle Marche, della Campania e della Calabria. Presenti i vertici dei quattro comitati regionali, con i padroni di casa capitanati dal presidente Memmo, dalla delegata al calcio femminile Laura Tinari, insieme all'assessore allo sport del comune aquilano Vito Colonna, al presidente del comitato L'Aquila Città dello Sport 2022 Francesco Bizzarri e all'assessore della regione Abruzzo Guido Liris. Una giornata significativa, soprattutto dopo l'ennesimo stop al torneo delle regioni causa pandemia e slittamento calendari, contraddistinta anche dal cordiale rapporto tra i quattro comitati, evidenziato dallo scambio di simboli del proprio territorio da parte dei rappresentanti delle regioni partecipanti. Insomma, il calcio in rosa non vuole fermarsi, anzi, prosegue spedito fino ad abbracciare l'anno che verrà. Siamo con Laura Tinari, responsabile del calcio femminile per la Elen di Abruzzo e complimenti per questa nuova iniziativa di fine stagione, ma che forse è il viatico per la prossima? Assolutamente sì. Chiudere con la rappresentativa la stagione passata ci porta quasi dentro la successiva. Nel momento in cui abbiamo avuto la certezza che il torneo delle regioni per il terzo anno consecutivo non si sarebbe giocato, abbiamo trovato immediatamente come Abruzzo una strada, un'opzione da presentare alla Lega Nazionale Dilettanti affinché anche le rappresentative regionali, alcune, perché quello dei prossimi giorni all'Aquila sarà un quadrangolare, potessero comunque tornare a calcare il campo. Sicuramente un'ottima iniziativa perché appunto avete riempito quello spazio che purtroppo ancora una volta la pandemia con i calendari slittati si è creato. Quali saranno le quattro rappresentative e secondo lei ovviamente se c'è una favorita? Io credo una sicuramente. Allora, le rappresentative sono Abruzzo, ovviamente, Calabria, Campania e Marche. Nell'identificazione siamo partiti dall'area sud di cui l'Abruzzo fa parte e poi piano piano, sondando un po' le disponibilità, abbiamo risalito l'Italia, tra virgolette. Una favorita non lo so, non lo saprei dire, Però una la ovviamente sfera, ovviamente. tifo per l'Abruzzo. Presidente Memmo, un'altra bella giornata oggi di presentazione, poi da domani si torna in campo e siamo quasi a luglio. Sì, sapevamo, quest'anno è stata un'annata molto lunga, anche perché molti dimenticano, però noi siamo stati fermi più di 40 giorni, quindi chiaramente le attività poi hanno subito questo allungamento determinato dal blocco del Covid. E ci accingiamo adesso a fare questo bellissimo torneo, questo quadrangolare di calcio femminile di rappresentative e quindi ci accingiamo a viverlo qui all'Aquila nel finale della stagione per poter insieme festeggiare questa lunga annata di lavoro per tutti, difficile, ma siamo felici e contenti di averla portata a compimento. Presidente, l'occasione anche per fare un bilancio definitivo sulla stagione passata. Sì, adesso stiamo sinceramente concludendo la stagione. Intanto ci accingiamo, come dicevamo prima, a fare l'ultimo consiglio direttivo, che è quello proprio di bilancio e di chiusura dell'annata. Abbiamo fatto tantissime cose, le avevamo preventivate, le abbiamo realizzate, come dicevamo, con tanto sacrificio. C'è ancora tanto da fare e da migliorare. Solo con il lavoro, il duro lavoro, quello che andremo anche per la prossima stagione a programmare. Nei prossimi giorni ci sarà un consiglio dedicato alla programmazione di tutta quella che sarà la prossima stagione. Intanto abbiamo avviato con la pubblicazione dei criteri dei ripescaggi, quello che sarà, insomma, la questione degli organici. E quindi inizieremo a stilare quelli che saranno appunto i calendari o quantomeno l'inizio previsto delle attività per la prossima stagione e poi da lì con il termine dell'iscrizione inizieremo a ragionare e a poter organizzare al meglio quello che sarà la prossima stagione.